Moscone, che cosa ricorda con più piacere di questi 35 anni? Ci sarebbe da scrivere un libro su quello che abbiamo fatto tutti insieme per volontariato. Ricordo tantissime cose, tantissime aneddote, aneddoti, ma soprattutto ricordo tantissimi grandi personaggi, soprattutto anche tantissime grandi persone, non solo. Quindi personaggi come Wayne Shorter, felice come un bambino per essersi esibito per la prima volta davanti a un pubblico dove vedeva la gente negli occhi e non davanti a una prima fila lontana 20 metri. Paolo Conte, che tre volte è venuto, c'è sempre, per lui è un posto particolare dove riserva molto affetto. Cioè anche per i grandi, insomma, Monforte Ingese è un riferimento ormai. Gli americani in particolare, che arrivano qua non si aspettano una location di questo tipo e allora rimangono. Mi ricordo anche i Manhattan Transfer, che poi nel pomeriggio erano venuti nel mio frutteto a raccogliere le pesche e mi chiedevano se potevano toccarle, perché non ho mai toccato una pesca sulla pianta. Queste cose qua sono cose. Insomma, Monforte Ingese è Monforte Ingese perché qui, nel Langhi, altrove non potrebbe essere così. Perché si è creata una situazione particolare dove c'è un lavoro enorme, e ci tengo a dirlo, di volontariato. Siamo tutti volontari, nessuno percepisce un centesimo per l'attività che fa, anche se poi diventa un lavoro. Io faccio il medico, poi ci sono produttori, ci sono ragazzi, studenti, c'è un mucchio di gente, ma nessuno fa questo per denaro, ovviamente. Questo forse è il segreto della riuscita della manifestazione. Senta, parliamo dell'edizione 2011 che comincia questa sera. In effetti si sentono le note di Jan Tiersen. Jan Tiersen è... Siete andati un po' avanti nell'esplorazione, possiamo dire così? Direi che quest'anno ho proposto un cartellone coraggioso, spero che il pubblico risponda. La prima serata direi che è eccezionale perché c'è pienone, quindi però quando sentite gli applausi, quello che c'è di buono è che la gente viene molto anche sulla fiducia. Facciamo delle scelte che permettono di attirare qua gente, molta gente da Torino, ma soprattutto molta gente da fuori regione. Bellissimo. E stranieri. Allora, ma questo concetto di jazz comunque voi lo interpretate in abbastanza? Allora, c'è scritto Monforte in jazz and more, nel senso che la contaminazione... Vuol dire è più oltre, è più, quindi la contaminazione ormai è una cosa che c'è in tutti i festival jazz, non c'è più festival jazz senza contaminazione. E questo, diciamo, è un dato di fatto, però quello che deve essere comune denominatore di tutti i concerti è che la qualità deve essere altissima, quindi un grande artista non puoi sempre solo catalogarlo in un genere. Direi che la musica, la grande musica è importante e la qualità paga sempre.